Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Eccoci qua con un nuovo incontro, questa volta sulla pagina Instagram, sulla nostra pagina Instagram. E oggi con Saverio Tommasi, In fondo basta una parola. Questo è il suo ultimo libro pubblicato. Ecco, lo vedo online. Ecco qua. Saverio, ci sei? Eccoci Ciao qua. Luca, buonasera. Buonasera, ma dov'è sei? Che giorno? Sono Sei in Italia, in un sì? parcheggio, sì, sono in Italia. Ah! Sono in Quellaridente, in capoluogo mondiale della ginestra fiorentina. A due passi o a un tiro di schioppo da casa mia. Sono fuori, sì, non sono a casa. Vuoi Sì, lo sapere come vedo, mai anch'io sono sono fuori? fuori. Sono nel patio. Noi abbiamo un'affittacamera a Gaeta, vabbè, la libreria è a Roma, però in questo momento sono a Gaeta. Mi sono attrezzato con un po' di lampade perché era buio. Invece da te vedo che è giorno pieno. Ma deve essere la luce del cellulare che spara. Fra un po' sarà meno giorno e allora proverò ad andare sotto un lampione. Ma lo sai come mai sono fuori e non a No, dimmi casa? tutto, dimmi tutto. Vuoi la storia inventata, bella edificante, oppure la storia vera? E anche entrambe, se vuoi. Ok, allora la storia edificante è che sono fuori perché sono attratto principalmente dagli spazi aperti di condivisione, il che sarebbe vero, ma non è il motivo per cui sono fuori stasera. Sono fuori in casa perché non ho fatto in tempo a tornare a casa, eppure essendo qui vicino, mancavano 5 minuti all'inizio della diretta. Sì, ho detto, se arrivo a casa, devo poi iniziare a correre, andare sopra e forse non arrivo puntuale. Sì, ho detto, stiamo fuori e gli racconterò che l'ho scelto. Guarda, c'è un gatto, c'è un gatto. Sicuro, Tu non sei vuoi. amante dei gatti, vero? Assolutamente, degli animali in generale. È Ieri sotto, è abbiamo trovato un sotto. riccio qua. Sì, belli ricci, sono Ma affettuosissimi. enorme, grosso. Davvero belli. Sono anche degli Enorme. animali sporchi, a quanto so, eh? Nel senso che si portano ovviamente una serie di malattie dietro, ma infatti vanno lasciati stare, insomma, non vanno Ok. cucinati. Senti, sicuro che vuoi farla così live in diretta dal parcheggio? Sì. Anche Ok, vabbè. il mio libro, perché ero da un'altra parte a raccontarlo, che ce l'ho qui. Senti, come va la Sì, libreria? ecco qua. Va bene, dai. Non ci possiamo lamentare rispetto ad altre attività che hanno sofferto maggiormente. Voi avete fatto anche una distribuzione, quella con Tramite libri da libri da scuola. asporto, sì. Sì, che ci ha aiutato tantissimo durante il lockdown e anche dopo. Insomma, adesso non è solo un servizio di spedizioni, ma insomma si propone come qualcosa di più. Infatti ci sono collaborazioni appunto con gli autori, con eventi. Ok. Siamo molto Bravi, bravi, soddisfatti. bravi. Sì. Piccola e affettuosissima, Anzi, me la ricordo ricordo che. bene. Ricordo anzi che grazie proprio a te e a Libri da Sport abbiamo ancora qualche copia autografata, quindi se la volete in negozio la trovate. E con dedica. Con dedica, sì, non solo l'autografo, autografo Sì, più una sì. frase enorme, Sì. sempre diversa, sempre Sempre diversa. diverso. Confermo, perché mi ricordo le ho fatte tutte così, cioè tutte diverse. Sì, penso che hai il polso slogato a un certo punto. Ma senti, una serata mi si era gonfiata davvero la mano. Mi misero in realtà il ghiaccio alla Feltrinelli, il giorno prima di iniziare a dedicare e a firmare. E io pensai, ma guarda, che cosa imbarazzante che questi mettono il ghiaccio, perché capiteranno qui degli autori pallosi che poi vogliono il ghiaccio per le loro povere manine intoccabili. E in realtà, dopo aver scritto 2 giorni quelle dediche, quelle firme, davvero anche la mia mano si è letteralmente gonfiata. E perciò ho utilizzato anch'io quel ghiaccio che 24 ore prima avevo pensato riservato solo a quegli scrittori che credono le loro manine Questa è intoccabili. la maledizione di quegli scrittori. Davvero, davvero. Come dicevi, appunto,
Tu sei già stato nostro ospite sì, per tutti e due i libri precedenti, Esattamente. che sono diversi da quest'ultimo. Hai sempre cambiato. Quindi il primo era un po' una lettera alle tue figlie, e il secondo invece era, diciamo, un romanzo molto allegorico, e quest'ultimo invece, in fondo, basta una parola, non smettiamo mai di farlo vedere, anche se si vede al contrario. Io non so se voi lo vedete dritto, io lo vedo al contrario, il mio. Ma in libreria si vede dritto. In libreria si vede dritto, però su Instagram, non so per quale motivo strano, capovolge Sono sempre. le telecamere in fronte del cellulare. Uno Sì, dovrebbe fare la peraltro. diretta dalla telecamera dietro. Però co Vabbè, come si fa? Non ci come si si fa? vede, è brutto. Cioè, già siamo Diciamo che i online. programmatori di Instagram dovrebbero, no, pensare a qualcosa di diverso. Allora, questo invece che cos'è? È una specie di, tra virgolette, dizionario delle parole importanti secondo te. Parole importanti che possono essere sia parole buone, sia anche parole cattive ci sono. Ci sono anche delle parole che odi e che però hai voluto inserire comunque in questo elenco di 50 parole. E uno, allora, le prime domande sono: uno, come ti è Vai. venuta in mente l'idea di fare una specie di dizionario delle parole benedette e maledette? Due, come hai scelto le parole? In base a Allora, quale criterio? l'idea di scrittura mi è venuta perché io sono da sempre innamorato delle parole e soprattutto delle storie che le parole possono comporre. Perciò è vero che sono 50 parole, un elenco di parole potrebbe verosimigliare ad un dizionario, però non c'è nessun significato qui né etimologico né diciamo di significato classico. Io utilizzo le parole come chiave per aprire delle storie, perciò ogni parola si porta una serie di storie dietro e a me sono arrivate in queste parole 47 su 50, perciò la quasi totalità. Partendo non dalle parole stesse, ma partendo dalle storie. Cioè, le storie a un certo punto mi hanno detto: Ciao Saverio, e mi hanno portato in mano, in palmo di mano, la parola che maggiormente li identificava, che è una parola non classica rispetto alle storie in che racconto. Cioè, sono tutte parole che stanno di lato, negli interstizi. Nelle angolature, negli angoli, negli anfratti. Sono parole che per me richiamano quelle storie e ne rappresentano l'inizio di ogni capitolo, ma sono lontanissime da essere parole come titoli di giornale. No, non sono quella roba lì. Cioè, se quello non sono articoli quelli dopo e tantomeno quelle parole rappresentano l'incipit di un articolo, sono proprio storie, ne raccolgono il profumo, l'odore, talvolta la puzza. E in questo mi viene d'aiuto una storia, forse uno degli strappi maggiori all'interno del libro sulle storie più dure, la parola barbecue, che non è fra le 50, però incrociando un'altra storia viene fuori in questa parola, che per me identifica ormai tutte le volte in cui faccio un barbecue, in giardino, spesso anche quando semplicemente lo vedo dalla Pensa, finestra, terribile. la Quella è storia nel di capi. angolo. La parola è storia. Quello è sì, il Storia. tipo di storia. E la parola, per dare l'idea, diciamo, di che cosa significa una parola che poi si porta una storia, è quella che Andra e Tatiana, due sorelle sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, ancora vive entrambe, tenute lì prigioniere all'età di 6 e di 4 anni, mi raccontavano nella loro camera d'albergo quando andai a visitare il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. E loro mi dicevano che quella parola loro faceva venire in mente l'odore dei corpi bruciati nei camini, che loro ancora si ricordavano, loro mangiano insomma, la carne, ma non possono fare a meno tutte le volte che sentono
l'odore di un barbecue, mi diceva proprio Tatiana, del barbecue, lo pronunciavano così, non possono fare a meno di tornare a quell'epoca lì. Questa è solo una delle tantissime storie, ci sono anche storie divertenti, storie che fanno ridere, però Sì, ecco, sì. per dare un'idea di che cosa io intendo per una storia che ti porta una parola, ecco, questo secondo me può essere un racconto che può dare un'idea, cioè, è sempre la storia, no? Fa, oh Saverio, ci avevamo, eccola qui, ci hai chiamato come storia, eccoti la parola. E da quelle parole mi sono lasciato contaminare, che è uno di quei verbi che l'attualità ci ha sottratto, no? L'abuso quotidiano, come contagiare, e che io provo a riappropriarmi di un pezzettino di quella parola per aprirne il senso, il significato. Non è solo pandemico, porca miseria, il significato di contagio, ma è anche quello della capacità di creazione di una relazione e di un riso. Tant'è che mentre io ho sorriso facendo così, anche tu hai sorriso, e probabilmente anche qualcun altro fra chi ci guarda da casa, perché Sì, sono i contagi più belli. poi se sorrido io, sorride sicuramente, quasi sicuramente anche qualcun altro. Continuo ad Certo, essere più certo. illuminato di te. Eh sì, continui, sì. Ma perché anch'io ho la luce ufficiale dei lampioni, non è più soltanto il sole ormai. Che comunque dietro di me, guarda, c'è un pezzo di tramonto. Mi sembra che è il sole o è il lampione più grosso. Forse. Quindi, ecco, tu incroci quindi le storie, anche intime e personali, molte volte molto intime, con invece la storia, quella con la S maiuscola, quella che magari si legge nei libri di studio o sui giornali, ok. E che però ho sempre vissuto, eh. Cioè, nel senso, non parlo di storie, diciamo, non vissute. Magari non sono io il protagonista di quelle storie, ma sono storie che ho incrociato sul mio cammino, pezzettini di polvere, nel senso più alto del termine, con cui sono stato felice di sporcare, cioè di contaminare positivamente le mie scarpe. Sì, sicuramente, però fai anche menzione di anche grandi personaggi, da Luther King Ah, sì, qualche a Rosa menzione c'è. Parks, sì, insomma, Mi è quindi scappata, è vero, incroci, volevo non dirlo. vabbè. Sì, qualcosa sì. Allora, secondo te però, quindi, sono più importanti le storie, quelle grandi che fanno, diciamo, che cambiano gli eventi, no? Oppure le storie, quelle piccoline, La intime, seconda. la seconda. No, allora, questo non disconosce l'importanza delle storie che troviamo nei libri di storia, secondo il mio avviso, ma anzi prova a dare loro una carezza in più. Per me, le storie che poi formano la cosiddetta grande storia sono tutte quelle storie laterali, intime, umane, che senza entrare nei libri di storia, la storia l'hanno cambiata, come noi siamo cambiati dalle parole. E dalle storie che queste parole riescono a raccontare. E lo siamo dalle parole, diciamo, di apertura, da quelle positive, da quelle che si portano una buona storia. Mi piace dire una frase che non so neanche se lui si ricorderà di aver mai detto, ma io so che l'ha detta lui e a lui l'ho presa, Giulio Cavalli, che una volta ero con lui e disse: chi ha una buona storia in tasca non ha ancora perso. E da quel giorno questa frase l'ho fatta un po' mia. Cioè, per me la possibilità di una storia è quella di creare una relazione, perciò con una buona storia in tasca, nello zaino, delle parole nei calzini, nelle tasche dei pantaloni, fino anche nelle mutande, abbiamo ancora una speranza di cambiare questo mondaccio, cioè questo mondo troppo spesso immondo, per giocare nel senso bello della parola con le parole. E perciò sì, io amo le storie laterali, quelle umane, quelle senza il punto esclamativo, quelle che non utilizzano la maiuscola all'inizio della parola, quelle che non si mettono su uno sgabello per raccontare se stesse, che non utilizzano il ditino indice puntato a categorizzare, quelle che sono indistinguibili dalle storie degli altri. Perché è vero che ognuno ha le sue esperienze, ma le storie anche più personali, diciamo, che racconto nel libro, gli strappi, strappi veri e propri dalla mia biografia, perché non semplici né da raccontare né da ricordare.
Sono storie che considero personali, ma non private, altrimenti le avrei tenute nel cassetto. Non è un'autobiografia, non c'è nessuna edificazione nel racconto di me stesso, anzi, c'è molta polvere. Però da questo punto di vista considero, ecco, quelle storie capaci di parlare alla collettività. E io voglio così bene al collettivo che ho detto: ok, Saverio, fatti pure un po' male durante la scrittura, ma poi una volta scritto ti divertirai, ad esempio, a parlare ora con la libreria 272 di Roma. Sì, anzi, questa cosa la dici anche nel capitolo sulla parola amico. Tu non riesci a parlare con una persona sola, non hai un confidente, ma È vero. vuoi il gruppo, la compagnia. Non me Riesci ne più a vanto, parlare. eh. No, Non me è ne una tua vanto, però è un caratteristica. dato di esatto, è un dato di fatto. No, non ho mai avuto l'amico speciale, l'amico preferito, il più amico. Ho sempre preferito, ecco, il collettivo e i cani che abbaiano. Lo senti il cane abbaiare? Sì, Okay. sento. No, non Vabbè, è, no, fa da non isola così sottofondo. bene. Non isola così bene questo coso. Vabbè, fa da sottofondo, dai. Allora, che a te piacciono appunto le storie più intime perché danno uno sguardo appunto laterale ma obliquo, però che può far intravedere altri spiragli. E si nota fin dall'inizio, dalla prima parola. La prima parola che è bellissima ed è risveglio, ed è bellissimo anche quello che racconti. Ce ne vuoi parlare? Di risveglio? Sì, risveglio parte da Caterina e Margherita, le mie due Giovanotti. figlie, che la mattina si svegliano troppo presto. Rispetto alla sveglia puntata. Loro si svegliano prima della sveglia e non passano quel tempo che intercorre tra l'essersi svegliate loro e la sveglia, non lo passano nel loro letto o cercando di riaddormentarsi, ma vengono nel lettone, cioè nel letto grande, quello mio e di mia moglie. E non sono però contente, non, così insomma. Non, si fermano dopo aver occupato il lettone, ma cercano di farsi spazio e cercano di farsi spazio nel lettone spingendo sulle caviglie e sulle cosce, principalmente mie. E Questa è una, Margherita credo che togliendo sia completamente. una caratteristica, scusa, credo che sia una caratteristica comune di tutti i bambini, avere gomiti e talloni appuntitissimi che ti fanno dei fori mentre dormi. Una Esatto. cosa No, è così, è micidiale. così. Ma Ti ritrovi anche con in un, poi questo. non si sa come dormono, un piede te lo ritrovi qua. È vero. Da noi è soprattutto Margherita che ama stare perpendicolare. E perciò davvero, si dice volgarmente, di traverso. Ed è quel di traverso che davvero puntella le caviglie, le ginocchia e le cosce. E poi da questa idea di risveglio. Parlo anche della perdita di un figlio o di una figlia, in particolare della storia capitata in Giappone a una donna, la cui poi, diciamo, potenza tecnologica del nostro mondo ha permesso di rincontrare sua figlia attraverso un'elaborazione al computer. Pochi secondi in cui l'ideogramma, diciamo, della figlia morta, le correva incontro e faceva il gesto di abbracciarla, ovviamente senza toccarla, perché era appunto un'immagine, un'elaborazione al computer che lei vedeva Certo. con questi occhiali tridimensionali. E allora io dico che sciocca, cioè mesi di lavoro per incontrare una figura elaborata al computer che ti sta prendendo in giro sostanzialmente, proprio una sciocca. E poi dicendo che io non, se un giorno mi dovessi svegliare senza le figlie, con le figlie strappate da qualcosa di orribile, vorrei una macchina che in automatico, con un pezzettino di legno, tutte le notti, tutte le mattine presto, prima della sveglia, mi puntellasse la caviglia e le cosce, e poi mi tirasse le coperte via, scoprendomi al freddo,
come fa Margherita oggi. Che sciocco, anch'io che sono, che enorme sciocco. Questo sì è un pezzo di risvegli. Ed è proprio l'incipit del libro e fa capire appunto un po' tutto il tono del libro che hai scritto, insomma, che appunto non si parla di parole, cioè ci sono anche parole importanti, però sono parole, non so come dire. Declinate forse lateralmente, diciamo, da una prospettiva meno usata, meno abusata, Sì, anche cuore, cioè, assolutamente. cuore che sono due delle parole più utilizzate anche in tutte le canzoni del mondo, cuore, amore, cioè, dov'è che non ci sono queste parole? Ci sono parole, ecco, pochissimo utilizzate, ci sono anche quelle, però sono le storie che le accompagnano per mano e a braccetto, sono storie, inaspettate, che io vivo come non attese. Beh, ci sono poi delle parole che sono indivisibili, come vita e morte. Quelle le Che metti infatti insieme. stanno in uno stesso capitolo. E infatti qualcuno mi ha fatto notare, Saverio, non è vero che sono 50 parole, sono 51. In realtà quella parola lì, vita e morte, è indistinguibile. Le due parole sono indistinguibili spesso fra loro, una inizia, l'altra finisce, ma stanno attaccate. Cioè anche nella nostra vita stanno attaccate, pur essendo diametralmente opposte, ma si vede che così opposte non sono e che senza l'una non ci potrebbe essere l'altra. E allora sì, le ho messe nello stesso capitolo. Ho giocato anche con i tempi. Certo. Poi no, un'altra parola, per esempio, che mi è Mi piaciuta molto è. pizzica un dito e non so come grattarmelo. Faccio così con la Sì, barba. Ti capita mai di grattarti così? nei modi più assurdi. Ah, Tipo l'orso sì. sulla parete. Ah. C'è, per esempio, cuore anche, che è molto bello. Nella parola cuore, in realtà, poi vai a parlare di nascite. Di nascite a cui hai assistito in Etiopia. Sì. Io non ho assistito tecnicamente alla nascita delle mie due figlie, cioè ero in sala parto, in Ma tutti e due i stavi fremendo casi. dall'emozione, Beh, senti, no? soprattutto cercavo di tranquillizzare mia moglie, anche se poi il più agitato ero io. Sai, questi tipi che cercano, no, non ti preoccupare, dai, sta andando tutto bene, bravissima. La incentivavo e poi ero, insomma, più agitato io. E in tutto questo però non ho visto l'atto dell'uscita. Il che va bene, insomma, perché comunque ero lì accanto. E io però la prima volta in cui ho visto nascere dei bambini, in cui perciò il cuore mi si è allargato, è stato in Etiopia, in cui sono andato a raccontare un'associazione meravigliosa, che MAM, è scritto MAM, cioè non mamma all'inglese, ma MUM, e li ho visti nascere. Ed è proprio la vita che viene fuori. Mi sembra che quel capitolo si chiuda proprio parlando di Dio che Di esce Dio dalle che gambe esce delle dalle gambe delle donne. donne. Sì, bellissima immagine. E anche per me che sono proprio un mangiapreti. Anzi, volevo lanciare, spezzare una lancia in favore dell'assistere al parto. Io spingo tutti i papà, tutti, a essere presenti, perché è veramente una cosa grandiosa. Ti cambia la vita. Assistere a un parto ti cambia la vita, veramente ti fa capire l'importanza di tutto, delle donne, di tutto. Uno entra in due o comunque ce l'è e poi esce in uno in più. Assolutamente, esce uno in più. Sì, esce uno in più. Cioè che c'è anche prima, ma insomma era nascosto bene prima. È un evento forte, primitivo, ma veramente fondamentale e se vuoi legarti immediatamente a quell'esserino devi essere presente, devi vincere le tue Bello, meraviglioso. resistenze. Posso capire che può sconvolgere alcune persone, ma è veramente qualcosa di potente, di irrinunciabile, secondo me. Sì, davvero.
Oltre a tutte queste belle parole, ce ne sono anche alcune, tipo parola che odio anche io, proprio che non sopporto, performare, che poi non credo neanche esista in italiano. Però Credo. l'abuso quotidiano Però. l'ha resa utilizzabile, insomma, l'ha resa possibile. Ed è una cosa agghiacciante, la performance, la continua gara con gli altri. Ce ne vuoi parlare per quale motivo l'hai scelta e per quale motivo la odi così tanto? La odio perché è una parola inarrivabile, cioè anche il primo della classe. Viene spinto dove il sistema scolastico non funziona, perché ci sono meravigliosi insegnanti, insomma, che invece sanno ben rapportare il valore della collettività, della classe. Dove però non funziona, questa parola la senti pronunciare, la senti urlare, la senti soffiare, la senti taciuta magari, ma sempre evidente. Cioè l'idea che bisogna sempre fare di più perché c'è qualcun altro che ha fatto meglio, e allora tu devi arrivare oltre quel meglio. Cioè il primo della classe non basta perché ci sono le altre classi, allora se vuoi davvero contare devi arrivare migliore di quello delle altre classi, di tutta la scuola, anzi di tutte le scuole del circondario, anzi di tutte le scuole della città. Cioè devi sempre andare avanti. E allora questa parola crea, credo naturalmente, ovviamente, un'ansia da prestazione, non sviluppa nemmeno, diciamo, la capacità di relazione, perché a quel punto tutto è misurato su un obiettivo, e quando tutto diventa un obiettivo da superare, vuol dire non riuscire davvero a vivere quei pezzi di vita che stai vivendo. E questa parola mi fa molto male. In tutti i campi, ancora di più in quello dei bambini. Penso anche allo sport. Cioè, a me piace lo sport, piace anche lo sport agonistico. Ma quella parola soffiata sul performare, sull'arrivare primo, è troppo simile allo schiacciare gli altri. Non c'entra niente col cercare di fare sempre meglio, perché quello è. Certo. Dovrebbe essere ciò che ci sospinge. Anch'io cerco, ho fatto altre dirette, no, con libri da sport, per rimanere qui in tema. Cerco sempre di riuscire a parlare sempre meglio, di aprire meno parentesi durante i discorsi, non che ce la faccia, però cerco. Ma cercare di migliorarsi nel racconto di se stessi è una questione imprescindibile. L'altro è qualcuno che ti soffia. Devi performare, mamma mia quanto è brutta, ma viene urlato anche al lavoro, eh. Al lavoro devi performare, devi vendere di più, come se poi la vendita potesse calcolare il grado di felicità di una persona. E allora su questa parola che si porta tante brutte storie, mi ci soffermo e ci faccio un po' cazzotti e la svaluto, perché è troppo valutata invece. Per decidere i giusti e gli sbagliati. Ecco, questo allora è un libro di sbagliati, è un libro di storie di pezzenti. E il me pezzente in questo libro, infatti, c'è molto. Sì, no, è veramente. Anzi, in Italia forse siamo anche fortunati rispetto ad altri paesi, perché negli Stati Uniti è molto, Certo. molto più accentuata questa continua gara a chi è primo, a chi fa meglio, altrimenti sei un loser, no? Il perdente. Ecco, io li amo i perdenti. Questo è un libro di perdenti, perché i perdenti vedono il mondo, sono capaci di vedere il mondo da una prospettiva che gli altri non possono vedere, perché non la utilizzano. Allora sì, amo i perdenti, amo gli azzoppati dalla vita, gli sfigati. I non conclusi, tra cui anch'io, cioè, i non risolti completamente, chi cerca di risolversi tutti i giorni durante la propria vita, quello arrivato e già risolto mi fa paura, cioè, non è una roba umana, essere completamente risolto, cioè, che roba sei? Invece che persona sei? Ecco, chi si aggroviglia più volte durante la giornata cercando poi anche di disannodare, cioè di sciogliere i nodi. Però un po' si deve annodare,
altrimenti è una corda di violino. Sì. No, poi negli ultimi, nei pezzenti, si ritrova spesso invece quell'umanità che altrove invece viene persa, come per esempio nel capitolo sulla parola rubare, che uno immagina sempre rubare, no, non rubare il comandamento, no? E pensa sempre ai ladri, e invece tu parli di cosa? Provo ad allargare la prospettiva. Ci sono alcune parole in questo libro. Che libro è? Mi pare che si chiami In fondo basta una parola, edito da Feltrinelli. È scritto da me medesimo, Meco. E provo, dicevo, ad allargare le prospettive di significato delle parole con queste storie. E alcune parole dalla valenza prettamente negativa, cioè insomma, rubare non può avere una valenza positiva. Può però assumere una veste capace di cambiare un pezzettino delle nostre teste. Io tutte le volte che penso a rubare, ma davvero, cioè, tutte le volte non riesco a farne a meno, è un po' come il barber. Penso a quei i vecchi, nel senso alto del termine, cioè i saggi, pure seppure impoveriti, non semplicemente poveri, qualcuno che ha avuto troppo e ha sottratto a loro. Cioè quei vecchi impoveriti che, come raccontano le cronache di tutte le grandi città italiane, tutti gli anni, nel mese di settembre, vengono beccati dalle guardie fuori da un supermercato oppure fuori da un centro commerciale, da un grandissimo magazzino, con nelle tasche due matite, una gomma rubate nel reparto cancelleria oppure un quaderno arrotolato, infilato nella manica del giaccone. Piccoli oggetti sottratti al grande magazzino per regalarli al nipote o alla nipotina di 6 anni che inizia la prima elementare. Ed è una storia, cioè, che non è accaduta una volta. Cioè, se cercate su internet, ci sono rimandi continui alle cronache cittadine di questi furti. E sono storie che a me strappano letteralmente pezzi d'animo. Perché se penso al vecchio, davvero inadatto al furto, non abituato, maldestro, infatti li beccano tutti questi, li beccano tutti perché non hanno mai rubato. Cioè, no, ma cosa vuoi? Arrivi a 70-75 anni, rubi 10 gomme, no, 10, 3 gomme e 2 matite, ti beccano per forza. E allora, infatti, si mettono a piangere, quasi tutte le cronache parlano di un vecchio che inizia a chiedere scusa e piange. E allora rubare, resta ovviamente un'azione penale, però rubare anche loro, eh. Cioè, quando parli di rubare non c'è mica solo allora la grande corruzione, se ha rubato anche lui, allora aspetta, fammi interrogare un pochino, che allora qualcun altro ha rubato a lui, eh. Perché così è. E allora sì, insomma, le Spesso parole ovviamente. vengono prese queste persone e poi invece qualcun altro gli viene intestato qualche appartamento a sua insaputa, cose del genere. Sì, mo molti altri, molti altri. Molti altri. Sto andando sotto il lampione a rubare un po' di A rubare un luce. po' di luce, ma ti si vede comunque. Sì. Pensavo mi dicessi, anche se non ti si vede, è uguale. No, ti si vede. E ci sono altre parole, poi. Per esempio ce n'è una. C'è un genco bellissimo, scusami. Lo vedi? Riusci a vederlo? Oddio, non lo vedo. Mi era avvicinato molto, ma in realtà. Oh, che c'è? No, non vuole, al cane non sto simpatico. Vabbè, nel frattempo qui scrivono e vedo insomma che ti fanno un sacco di complimenti e C'è c'è qualche qualcuno domanda che. anche? Allora, c'è una domanda che c'è Alex Defina 00 che chiede: fai sempre parte di fanpage? Direi di sì. Sì, per ora non mi hanno licenziato. C'è poi qualcuno che dice che ti prega di guardare i suoi tag il prima possibile. Allora, non so se. Non capisco Carnelos se. Chiara che mi dice sei vivo? Sei Ci vivo? provo. Sì.
Ci provo, Spero ma di sì. non in tutti i momenti. Cerco di riacquistare vita e vitalità più volte al giorno quando la perdo. C'è poi Antonio Serpe che si rifà alla parola performance, dice, però secondo me al contrario, performare rende competitivo un gruppo di persone, ovviamente a un livello professionale elevato, non che ciò debba essere la totalità delle cose per non togliere la parte più pura. E si prova a fare un giochino. Chiediamo, Dimmi. cioè, sto chiedendo in questo momento Sì. a chi segue la diretta di scrivere un numero che vada da 17, che è il finale della prefazione, fino a 154, che invece è il finale del libro, l'ultima pagina del libro. Voi mi dite un numero, lo scrivete in chat, e il primo che scrive un numero, io leggo da quella pagina, un pezzo da quella pagina. Così Io questo però mi voglio leggere un deresponsabilizza. pezzo da una pagina. Ok. Una Cioè, voglio tu l'avevi già leggere scelto. Va bene, io. uno Io lo l'ho già leggi tu che avevi scelto. scelto. E noi invece aspettiamo un po' il numero, eccolo qua. Chiara che dice 42, poi è arrivata anche Gioia, Giovanna, basta, basta. Di Pisa, guarda quanti ne arrivano. Aspetta, no, andiamo sul primo perché sennò sembra si sia preparato. 42, dice in Chiara, vai. Allora, tu leggi quello che avevi preparato e poi leggo io 42? Io No, dimmi tu. la parola era culo. La parola è un culo. Sì, bello, bellissimo. Vai, E vai. mi piace la fine. Vai. Leggo solo il pezzetto finale. Dice: Sì. amo certe parolacce perché il primo peccato che mi chiedevano di confessare erano proprio le parolacce e io non l'ho mai capito. Davvero, al momento della confessione, la prima cosa di cui si interessa Dio sono le mie parolacce, che tra l'altro conoscerà già tutte e meglio di me. Non è questa forse un'offesa a Dio, il ridimensionarlo a giudice implacabile di qualche parola? Esiste davvero un Dio che pretende il mio pentimento perché dico testa di cazzo a un fascista? Io, il Dio a cui ho sempre creduto, al massimo mi dice: devi voler bene all'uomo, pur disprezzando quelle idee, che in effetti sono proprio da testa di cazzo. Senti, allora io però leggo il pezzettino prima. Amo le parolacce perché i modi per chiamare il fondoschiena sono tutti più divertenti della parola sedere. Eccone alcuni. Culo, che è classico, no? Caca pranzi, si dice a Livorno. Cheesecake, viene chiamato per la consistenza. Sgombera minestre. Questo non l'avevo mai Portacoda. sentito. Portacoda. Gettoniera. Se si usano pantaloni a vita talmente bassa da far spuntare la riga fra le mele, e c'è anche nella variante porta spiccioli e insert coin. No, comunque la fantasia umana è meravigliosa. E queste edizioni per chiamare il sedere, il culo, variano anche da paese a paese. Cioè, io le ho richieste a chi conosceva, a chi segue le mie pagine, per farmi suggerire nei loro posti, nei loro luoghi, come si dice. Rastrelliera viene anche chiamato il sedere, come quella delle biciclette. Oppure anche Pandoro, Callipigia, Parafango e per concludere Occhio Marrone. Non credo che questo abbia bisogno di spiegazione. E leggo un pezzettino, si era detto, della pagina 42, e, cosa facevo, diciamo, da piccoletto, perché io sono di quell'era che è nata con Hanno la. beccato una pagina. Sì, guarda, lasciamo perdere, però sono promesso, avrei letto quella e volentieri la leggo. No, in cui Parola è volentieri vergogna. la parola è vergogna, e ci sono varie storie di vergogna, però per l'appunto Sì. l'inizio della pagina 42 è questo. Cioè, quando io andavo in bicicletta a cercare le edicole che mi vendessero i giornalini pornografici, perché io nasco, io e tutta la mia generazione, in quell'epoca in cui vi Che era internet la non c'era. carta, non c'era internet, non c'erano i siti. E scrivo l'edicola che preferivo era in via Simone Martini, il pittore in grado di contendere lo scettro a Giotto, ma nessuno dei due è mai in grado di eccitarmi come la foto dei miei giornalini preferiti all'edicola in via Simone Martini. Quell'edicola aveva un altro pregio, vendeva le videocassette, quegli oggetti neri, rettangolari, con le bobine su due piccoli rulli all'interno, che si inserivano nei videoregistratori quando si voleva vedere un film a casa. E io aspettavo che quelle videocassette coprissero i miei occhi e perciò l'edicolante non mi vedesse quando allungavo i soldi, se non nel momento in cui lui apriva
queste videocassette per vedere se poteva vendermelo oppure ero minorenne. E io ero sempre minorenne. Non potete dire, insomma, che non mi sia prestato a leggere e a raccontare anche, diciamo, le pagine letteralmente e letterariamente meno edificanti, insomma, del libro. Decisamente. Però è un gioco quello delle parole, allora volentieri, insomma, l'ho fatto. Sto disturbando un sacco di gente che viene a bere e io mi sposto. C'è la fontanella del comune dove i giovani si abbeverano. Ci sono altre parole, secondo me, in cui racconti delle storie molto belle. Due, secondo me, sono anche legate, tardi e normale. Senti, normale Che potrebbe essere racconto. una parola tranquilla, e invece tu fai No, vedere l'opposto. odiosa. Sì, è una parola odiosa. Tra l'altro ricordo una volta di averla detta, questa parola, al suo negativo, cioè non sei normale. A un certo punto, perché Caterina mi stava facendo la mia figlia più grande impazzire con i compiti, insomma, non li voleva fare, faceva la sciocchina, un po' come fanno i bambini, io dice, cacchio, basta, ma non sei normale. E lei, che fino a quel momento rideva, mi guardò molto seria. E poi io ovviamente la misi sullo scherzo, insomma. Però mi ha costretto alla riflessione sull'importanza delle parole, non che prima non la conoscessi, non che prima non la sapessi in questa riflessione, però a volte le riflessioni, mi si scarica il cellulare un attimo, lo rimetto in carica, aspetta, aspetta, Vai, se vai. ci spingiamo Luca, diretta. Aia. Mi lascia qui da solo, adesso devo raccontare io. Ecco, speriamo che torni subito. Vabbè, nel frattempo vi ricordo che stiamo parlando con Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage che tutti conoscete e che ha pubblicato recentissimamente, è uscito da un paio di settimane, In fondo basta una parola, edito da Feltrinelli. E vi ricordo anche, abbiamo altri appuntamenti in diretta Facebook, con la libreria per la pagina 272. E il 15 di giugno avremo Tommaso Gianni con un bel romanzo, I tuoni, edito da Ponte alle Grazie, che sta avendo veramente sempre più successo, sia di critica che di vendite. E poi avremo Roberto Cotroneo la settimana prossima, uscirà per Neri Pozza il suo nuovo romanzo Loro, e a fine mese, in coincidenza con la settimana del Pride, ci sarà Simone Alliva con Fuori i nomi, che ha fatto una storia del movimento LGBT in Italia. E a fine mese, poi, per concludere, anche l'ultimo appuntamento, credo l'ultimo, non so se ne vorremmo fare anche un altro a luglio, appuntamento con il nostro book club. Che si svolge sempre online, purtroppo adesso, e lo facciamo tramite piattaforma Zoom, e questa volta leggeremo e parleremo di un libro Agathe, edito dall'Orma, storia di una ossessione che prende all'improvviso a un quarantenne. Ecco, sta tornando Saverio. E un quarantenne che vede un paio di tacchi tra la folla e segue questa donna, e in 36 ore cambia totalmente la sua vita. Un'ossessione improvvisa che sconvolgerà tutti i suoi piani, tutta la sua vita. Scusa, Saverio, nel frattempo stavo parlando dei prossimi appuntamenti Hai della fatto benissimo. libreria per riempire i buchi. Ti è spento, porca miseria, il cellulare proprio per pochissimi secondi. Tranquillo. Avevo già aperto la macchina e messo in moto, non ce l'ho fatta come mettere la spina. Perché Tranquillo. mi è comparso sul cellulare il fatto che non aveva più batteria, direttamente con la scritta: fra 30 secondi si spegne,
se non lo rimetti in carica. E quei 30 secondi Spero non mi non sono capiti battuto. anche a me. No, io spero di sì, così, Vabbè, così non no, sto, non uno per sono uno. solo io, così non capita solo a me distratto. No, dicevo sulla parola normalità, che mi ha obbligato, già prima, diciamo, quell'evento alla riflessione, ma quell'evento con mia figlia ancora di più, perché la rabbia, l'arrabbiatura, ottenebra certe riflessioni, ma le riflessioni sono sempre più importanti di qualsiasi arrabbiatura. E da me che sono un artigiano delle parole e le amo, soprattutto amo Caterina, è stato un errore che fatico a perdonarmi, anche se lei ovviamente non si ricorderà nulla, è successo solo quella piccola volta, ma già, diciamo, 20 minuti dopo avevo cambiato il senso, il gioco di quello che avevo detto, che insomma non aveva percepito. Però in quel momento si fermò seria, probabilmente perché quella frase "non sei normale" era forse anche già stata detta da qualche compagno di scuola, e può darsi lei non l'aspettasse da me. Ma poi chi lo è? Anzi, il bello è proprio non essere normali, no? No, infatti poi il capitolo riprosegue su quello, e anche io le l'ho rimessa su quel lato lì. Però io sono più grande, perciò io, insomma, so lo Certo, scivolo, certo, su cui ero certo, caduto. certo. Però è molto bella la riflessione che fai e secondo me ti fa onore, insomma. Io ho anche una Non tutti maglietta che ci indosso arrivano. tutto. Non tutti ci arrivano a pensare una Io cosa ho del una genere. maglietta sul provare invece a ribaltare il significato, come accennavi tu, e a farlo proprio. E nella mia maglietta c'è scritto "da vicino nessuno è normale", che è vero, se ci pensi, Certo, perché da assolutamente. lontano sono identici, e invece da vicino si vedono fortunatamente le differenze, soprattutto le differenze che stanno dentro. E per questo appunto io lo collegavo invece anche alla parola tardi, che non è solo il ritardatario, ma anche quello che viene detto ritardato, no? E c'è la storia di Zia Lisina, molto bella. Meraviglioso. Zia Lisina è ancora viva, mentre mia nonna è morta durante la scrittura del libro, e si sente, perché comunque il libro ha capitoli, in alcuni passaggi segue qualche regola di narrazione. Zia Lisina invece sta bene. Zia Lisina però era volgarmente detta, volgarmente accusata, tarda, cioè aveva dei ritardi, poi la parola viene abbreviata per usarla come manganello sulla sua testa. Però è meravigliosa, Zia Lisina intanto ride sempre, è contenta, va bene a tutti, abbraccia la gente, tira per le maniche, per maglioni. Mia zia Lisina poi era fantastica. Mia zia Lisina, se era a giro, ora questo non c'è scritto il libro, insomma, quando si portava a giro in macchina, vedeva la gente, e quando c'era qualcuno un pochino più strano, diceva: quello è tutto scemo". Che però, detto da lei, cioè, voleva dire anche "è un fratello mio, una sorella mia". Cioè, era questa capacità di comprensione dell'altro, insomma, lo percepiva. Ma lo diceva davvero quando c'era qualcuno strano, ma detto da lei lo percepiva uno più vicino a lei, cioè, e lei si identificava anche così. Sì, mezza visina, una delle ultime volte sono andato a trovarla, anzi l'ultima volta, perché era prima del Covid, e ancora non si può entrare dove lei, se non con due tamponi, scusami, se non con la doppia dose di vaccino. Mi faceva, lei ovviamente non riconosce più nessuno, ormai l'età è tarda, cioè in realtà è andata, è avanzata, e mi faceva: chi tu sei?". E io facevo: "Lisina, sono Saverio". E mi guardava: "No, e un tu sei Saverio? Saverio è mio nipote". Mi faceva: "Saverio è mio nipote". Mi faceva: "Sono io il mio nipote". Poi mi guardava e mi faceva: "Ma no, tu stai scherzando". E si metteva a ridere, ride, ride. E poi dopo un pochino si rigira e mi fa: "Però tu sei un bel giovanotto, che lo vuoi fare all'amore o a me?".
perché a un'età tarda, cioè a un'età avanzata, si perdono anche le inibizioni ed è uno dei motivi per cui io amo moltissimo gli anziani e i bambini che non hanno remore ed omissioni fra il pensiero e la parola. Eh sì, si torna bambini, si dice sempre, no? E poi si vede anche i nonni di solito sono molto più affettuosi con i nipoti che con i figli. Assolutamente, bellissimo. Assolutamente. C'era mia Si nonna torna Elsa. a una comprensione più diretta. Sì, non si fanno tanti giri e nessun panegirico. C'era mia nonna Elsa, questa è una storia che racconto a te e a chi ci guarda, non c'è nel libro, che quando io ero alle superiori, perciò comunque ero ragazzina, ancora sono abbastanza vergognoso, le mille cose, mi raccontava come lei era rimasta incinta, solo con il petting. Cioè senza la penetrazione, questa cosa non le tornava, cioè, diceva, com'è possibile? Come si faceva? Ma Vabbè, si anche vede 2000 qualcosa. anni fa c'è stato qualcosa del Sì, genere. qualcosa. Però la mia nonna, cioè, poi partorì il fratello di mio babbo, non Gesù Cristo, cioè, e diceva, lo sai, no, ma si vede, si è avvicinato troppo, si vede tuo nonno comunque. Cioè, c'era quasi rimasta male, perché diceva, a quel punto si poteva fare. E a quel punto loro si sposarono, perché poi erano questi tempi pieni di pregiudizi, sai, rimasta incinta fuori dal matrimonio, grande peccato. Si sposò e poi fece. E poi il fratello di tuo babbo nacque, non si doveva dire settimino, cioè di 7 mesi, come se fosse nato prima, altrimenti se fosse nato dopo un bambino non possono nascere di 11 mesi, perciò l'avrebbero scoperti, e però era nato, diciamo, di un peso normale, e perciò dice la gente, dice, ma certo, che bambino grande per essere di 7 mesi, accidenti, Ce n'erano che tanti bambino, a quell'epoca, c'erano, di c'erano, settimini. c'erano, c'erano. Però queste robe meravigliose raccontate da mia nonna vecchia, mia nonna Elsa, proprio a livello che si perdono fortunatamente le inibizioni e bisognerebbe lottare quotidianamente per averne sempre meno di inibizioni. E io nel libro ho cercato di averne il meno possibile, ho fatto uno sforzo perché purtroppo, non so, purtroppo, insomma, come dato di fatto, non sono né vecchio né bambino. Però cerco di ritornare bambino o di calarmi davvero nei panni di un vecchio quando almeno scrivo. È un lavoro faticoso, è un lavoro artigianale, è un lavoro che perciò mi ha portato via 1 anno e mezzo di tempo di scrittura e un altro 1 anno e mezzo di attesa per avere, diciamo pure, l'occhio e un pezzo di coraggio per iniziare poi a scrivere. Sì, e ci sono altre due parole che mi sono piaciute. Sono le, no, non le faremo tutte perché, insomma, leggetevelo No, no, pure. no. No, ma poi anch'io ho Sono troppi raccontato oggi spoiler. storie che stanno anche laterali, che Non... non sono poi magari Sì, direttamente quelle nel del libro. libro. Sì. Però ce ne sono due a cui, che mi sono piaciute molto. Una è trasgressione, che non è la trasgressione del, che ne so, del Rocky Horror Picture Show che... voleva sovvertire così i costumi sessuali, non stiamo parlando di quello, ma delle trasgressioni, nel senso conoscere le regole, capire quali sono quelle giuste e quelle invece sbagliate e a quel punto agire di conseguenza. Ed è una di quelle parole, trasgressione, che ha un significato prettamente negativo, nella maggioranza delle teste delle persone che possiamo incrociare durante la quotidianità delle nostre miserie giornaliere. E viene utilizzata proprio come un'imposizione a stare fermi, cioè non trasgredire, viene proprio utilizzata come stai fermo, stai immobile, non cambiare. Non far sì che una visione possa modificarsi. E allora io invece prendo proprio quell'idea, contrapposta allo stare fermo, immobile, a non far nulla perché qualcosa cambi, per dire invece, allora trasgrediamo. Se voi pensate che la trasgressione, sia un qualcosa di negativo e ci spingete, ci volete spingere al silenzio, alla rassegnazione, alla titubanza, allo star seduti,
perché altrimenti tutto il resto è trasgressione, allora la trasgressione è una roba positiva, perché vuol dire essere in movimento, come del resto lo è la lingua. È una delle questioni a proposito di parole per cui la amo di più, perché la lingua Però c'è anche chi, Scusa. rimanendo seduto, ha trasgredito, come Rosa Parks. Certo, perché poi conta sempre la posizione rispetto al contesto. E lì era una posizione fisica dissimile a quella maggioranza intorno, molto Era una simile, battuta. vengo dietro al tuo discorso, molto simile alla dedica del libro, dedicata, ora io ce l'ho sul cofano della macchina, non riesco perché se no mi tocca staccare la batteria e si riferma, La dedica però dedicato alle alle ritrose. ritrose, ostinatamente resistenti alle azioni del pettine. All'azione del pettine, perché che vuol dire? Chi sono le ritrose? Allora, da noi in Toscana le ritrose sono quelle dei si intendono, cioè quei capelli che vanno per conto loro, che la mattina non riesci a pettinarti, che ti ci devi buttare tanta acqua, tanto gel, e ugualmente la ritrosa va per i cavoli suoi, cioè non se ne importa di quello che il pettine comanda, ma fa il suo percorso. Questo però principalmente in Toscana, ritrose, diciamo come invece aggettivo un qualificativo in tutta Italia, invece è chi sostanzialmente si sottrae. E allora io ho giocato su questa parola e la utilizzo come carezza a chi si sottrae all'azione imposta da qualcun altro. Ecco, Rosa Parks si era sottratta all'azione della necessità di far sedere i bianchi rispetto ai neri in quel luogo dell'autobus. E allora sì, perciò alle ritrose, a chi si sottrae dalle imposizioni di chi vorrebbe comandare, di chi vorrebbe dare una direzione. E invece, da amante di Fabrizio De André, io amo le direzioni ostinate e contrarie, E perciò contrarie. le ritrose. C'è anche un Oh, augurio, è anche me stesso, per esserlo. e insieme alla trasgressione, invece, l'altra parola che mi piaceva, cioè mi piace non la parola, ma mi piace quello che racconti, è castità. In cui Castità! affronti un argomento, insomma, piuttosto. Ce ne sono, sì, di storie di incastità. Non la racconto però, castità, va bene. Perché non la racconto, perché secondo me castità non mi riesce bene raccontarla, che ho faticato anche nello scriverla, con le sue varie spiegazioni, con i suoi calci proprio al significato anche di castità che trovo immondo, però insomma è stata una fatica, perciò sì, dai. Ok, allora andate a leggere che merita. Ah, senti, c'è questo commento meraviglioso da una ragazza, una donna, il cui account è proprio Ostinata e ostinata e contraria. contraria. E ha scritto pure io, ed è facile ovviamente comprendere a cosa si riferisca alla nostra citazione di Fabrizio del Faber Nazionale. C'è Luca Gandolfi, dice, ma leggi i messaggi? Che messaggio? Perché abbiamo interrotto la diretta e poi l'abbiamo ricominciata, perciò forse c'erano messaggi Non vedo però, non vedo nell'altra. messaggi precedenti. No, ha scritto dopo Forza Inter allora. Ah, beh, Voleva partecipare in questa maniera, va bene Luca. ok. Ok, Cioè va grazie. bene in realtà. Tutti i fi. Io non capisco nulla di Di calcio, calcio. assolutamente. Infatti, quando tu parli delle difficoltà da ragazzino che avevi nel farti prendere nella squadra, no? Io vivevo le stesse cose, ma non me ne poteva fregare di meno perché non mi piaceva giocare a calcio, quindi diciamo, avevo E invece a cose me, in mente. soprattutto quella passione lì adolescenziale mi fregava perché a me piaceva, eppure non ero capace, capito? Non arrivavo, non riuscivo, inciampavo, incespicavo, e i miei piedi erano disadatti, cioè non adatti al palleggio. C'è Social Light che dice: leggete il libro, raga, è fantastico. Ostinata e contraria dice: sto leggendo il tuo libro, ti amo, Saverio. E Luca Grazie. Gandolfi dice: ciao, Save, sei un grande, mi fa strano che possa scriverti così.
Socialite, tra l'altro, ho fatto Capita. oggi un'intervista prima di venire qui con te, insomma, sono stato lì da loro. Che si fa? Allora, Si legge l'ultimo diciamo, pezzettino per per con salutarsi? io però per concludere, no, volevo parlare di una parola a cui ci tieni moltissimo, Sì? ed è anche l'unica parola straniera, ship. Sì, assolutamente, me lo sai, tra l'altro, in forma casuale, ma ho la maglietta sotto, che di solito Casualmente. d'estate, no, ma davvero casualmente, di solito d'estate le porto per far vedere le magliette, vabbè, questa è una cosa, perché mi devo spogliare in diretta, non so. No, le porto sì per provare a fare uomo Che cos'è marketing sulle Ship? storie. Bene. Ship è Per chi non la conosce. tecnicamente un onlus in cui insegniamo a lavorare a maglia a persone che hanno incrociato particolari fragilità nella loro vita, perciò persone con problematiche di salute mentale oppure che hanno avuto problemi riguardanti l'arrivo nel paese dove hanno scelto e sono anche obbligate a dover cercare una vita migliore, praticamente richiedente asilo, rifugiati. Insegniamo loro a lavorare a maglia, c'è cioè un lavoro lento, in gruppo, con un'educatrice professionale accanto a loro, oltre che con delle splendide volontarie, e con cui loro imparano a relazionarsi, a intrecciare fili, a creare anche dei piccoli oggetti per se stessi e per gli altri, e per trovare una scusa per emanciparsi. E allora realizziamo questi gruppi e anche realizziamo dall'inverno scorso coperte per senza dimora. Abbiamo realizzato 587 coperte con quadratini arrivati da tutta Italia e poi li abbiamo distribuiti a chi vive fuori, facendo scegliere loro anche i colori delle coperte. All'inizio tutti dicono no, ma il colore non importa, grazie, però dammene uno. E noi insistiamo invece perché anche la scelta del colore è una possibilità che dai alle persone. E poi quando toccano queste coperte fatte con quadratini arrivati da tutta Italia, perciò tante mani, tante storie anche lì, sono anche quelle in modalità per incrociare le storie di quelle persone lì che dormono fuori, che iniziano a raccontarsi tutti la loro storia e che tutti hanno avuto almeno una nonna, una zia che lavorava a maglia o a uncinetto, oppure persone che vengono dal sud del mondo dove è più caldo, non avranno avuto il lavoro alla lana, ma hanno sempre avuto qualcuno che cuciva, nessuno può non aver avuto nessuno che cuciva in famiglia. E allora ci inizia a parlare e cazzo scopri, non lo Delle sapevamo, ma storie. scopri delle storie e scopri che sono identici agli altri, a quelli che magari le coperte hanno la possibilità, bontà loro, fortuna loro, di comprarle anche a carissimo prezzo. E a noi ci Ma piace come ti è venuto ribaltare in mente? questo. È venuto in Come mente ti è perché c'è venuto in gente. mente? È freddo, ma è venuto in mente perché, cioè, è venuto in mente perché il lavoro della lana insieme è un lavoro umano. Io ho presente in famiglia mia la nonna che lavorava a maglia, la zia Lisina che lavorava a maglia, mi faceva le copertine anche per la quaglia, io avevo le quaglie da piccolino. Che ci facevano le ovette e si facevano accarezzare e noi davamo loro le copertine di lana. Guarda che cosa ho qui. Mi hanno regalato alcune donne in un gruppo e con una delle nostre borse Ship hanno fatto per Pasqua sono questi gadget sono delle curandaie che lavorano anche con l'autismo. Allora hanno fatto da regalare questi galli e io lo tengo qui in macchina, in auto. E sono storie che allargano il cuore, cioè io non credo alle storie che fanno da complemento e nemmeno alle storie che riescono ad aderire perfettamente nelle sue metà. Io credo anche nelle storie d'amore, credo un po' in questo, nelle storie delle amicizie, credo nelle storie che si intersecano fra loro, ma non combaciano completamente. Si intersecano, ma lasciano sempre degli spazietti. Perché le vere storie d'amore, d'amicizia, di voler bene, sono le storie che hanno sempre uno spiraglio, 2, 3, 4, 5, per far entrare altro amore all'interno. E Ship è molto queste storie qui, qui c'è una caramellina.
Mi è venuto in mente guardando questa caramellina che l'ultima caramellina che ho mangiato a casa di Nina, che era appena uscita dalla strada, era andata a vivere in casa. Io sono andato a lei la prima notte, dopo mi sembra 8 anni che lei viveva per strada, e lei ci ha offerto le caramelline. Ecco, le sue caramelline. Cioè sentirsi nella possibilità di offrire per la prima volta lei qualcosa a quegli agli altri è la stessa cosa che noi proviamo a fare con la lana. Noi proviamo a dare la possibilità di creare degli oggetti di lana che loro si trovano a poter offrire agli altri, a non essere più, a non subire più soltanto non essere più soltanto ricettore o ricettrice di qualcosa, ma essere loro a darlo. E questa roba da consapevolezza, da fiducia in se stessi, e con la fiducia in se stessi si è poi capace di provare ad autodeterminarsi e ad uscire da certe situazioni complicate. Perciò, viva Ship! Leadership. C'è Mattia Zeta che saluto, che è stato con noi poco tempo fa per un altro libro, sempre di Feltrinelli, edito da Feltrinelli, e lo capisce Wow! anche un bambino, bellissimo Ah, libro certo! che vi consiglio di leggere, e che dice: viva le storie che riscaldano e colorano. C'è Gigiomba che dice storie fantastiche che fanno riflettere molto, grande Saverio, e c'è Ostinata e Contraria che invece ti chiede come si fa a sostenere Ship. C'è un sito dove c'è raccontato tutto questo, con tutte le foto anche delle distribuzioni delle 587 coperte in giro per l'Italia, ed è shipitalia.it. Ship è scritto come si scrive in inglese pecora, cioè SHEEP. Anche in questo caso, perché ho messo ship? Non solo perché mi andava di raccontarlo e perché si porta tante storie belle, ma perché ship è una di quelle parole che spesso in italiano, come pecora, viene utilizzata sempre al negativo. E invece me ne voglio riappropriare. Belle le pecore, perché lavorano in gruppo e donano senza. Stanno bene, cioè donano la lana, gliela devi levare alle pecore, la lana, perché sennò non ce la fanno, non riuscirebbero più a muoversi. Però non ti chiedono nulla in cambio, stanno libere, le pecore libere, che non è vero che poi si muovono, dove cade una il burrone cadono tutte, ma che cosa è una palla che ci insegnano? E le pecore tutte insieme possono anche far paura ai cani lupo. Basta che si mettano un po' d'accordo e si organizzino, che è quello che spero si riesca a fare noi come società, di riuscire ad accordarsi un po' e ad agire insieme. E le librerie che fanno? Le librerie ci danno il nutrimento, il fondamento emozionale con le loro pagine, i loro libri, per aiutarci ad organizzarsi. Favoriscono Ci proviamo. l'organizzazione delle librerie. Questo fa. Ci proviamo. A me piace l'idea di libreria come non un negozio, ma un posto in cui la gente viene e parla. Poi magari si dicono anche stupidaggini, però già il fatto di parlare, di confidarsi, come spesso succede negli incontri che facevamo, adesso li dobbiamo fare solo online, purtroppo, per motivi riprenderemo. Riprenderete al plurale Però presto. ecco, questo è l'obiettivo, secondo me, maggiore, quello appunto di far parlare le persone. Senti, una domanda forse un po' scomoda, la posso Vai. fare? Tu hai 8 Poi se no milioni faccio finta mi di si rispenga follower. il cellulare. Ops! No, no, hai tantissimi follower e tantissime persone che ti vogliono bene. E c'è però anche qualche odiatore, come capita ovviamente. Insomma, a cui tu rispondi sempre poi con il riso, altra parola nel libro molto importante. E ti capita mai di pensare, ecco, scrivere cose del genere, un libro del genere, e ti capita mai di pensare, oddio, sto facendo forse qualcosa di sbagliato, un po' alla, non me ne vogliano i fan, un po' alla Paolo Coelho che vuole spiegarti come vivere. Diciamo una cosa sono gli odiatori, palesi, espliciti. Un'altra cosa sono delle critiche. Io cerco sempre di prenderle le critiche, in forma di possibilità di migliorare. Non sempre mi riesce,
E non sempre si deve essere d'accordo con le critiche. Si può arrivare a non condividerle, ma a tenerle con sé. E altra cosa sono gli odiatori. Io credo invece che non si possa parlare Le a critiche possono tantissimi. fare anche pensare, insomma, no? Certo, mentre per quanto riguarda la questione degli odiatori, io non credo che si possa provare a parlare a tante persone, soprattutto fuori da sé e dal giro delle amicizie solite, senza entrare in contrapposizione con nessuno. Lo dico proprio diretto, cioè noi viviamo in un paese dove sostanzialmente i primi due partiti sono Fratelli d'Italia e la Lega, cioè se non mi odiassero e non entrassi in contrapposizione con i loro fan, sentirei di star sbagliando. Perciò cioè, spero che continuino ad insultarmi nella generalità. Poi invece sono molto felice quando accade, ed è accaduto tante volte, che dopo magari qualche anno di insulti sulla mia pagina, qualcuno di loro smettesse e poi ancora mesi, a volte anni dopo, mi scrivesse: Saverio, lo sai, io ero uno di quelli che veniva sulla tua pagina a insultarti. Guarda, fa, mi dispiace, insultavo anche le figlie. E ho capito che sbagliavo. Ecco, quella per me Una è una vittoria. vittoria condivisa meravigliosa, cioè è la vittoria migliore proprio perché è condivisa e perché non è privata, non è mia, ma è soprattutto di quella persona che poi a me fa un gran piacere. Ma davvero, guarda, che buffo, venivo sempre lì e perciò leggevo le cose. Io le leggevo per criticarle, per attaccarti, però poi a forza di leggerle, dopo anni, qualcosa è cambiato. Ecco, questo sì, mi lascia comunque tutto sommato una grande speranza, però devi entrare in contrapposizione con qualcosa, altrimenti no. Sì, no, quello sì, certo. A volte ci vuole un fegato tanto per Oh sì, sopportare certo. determinati insulti. Io a volte non li sopporto, cioè a volte dico: ma perché? Ma perché? Non sempre sono capace nemmeno di rispondere con simpatia. Molte volte provo a prendere quei commenti come scusa per rispondere magari a una persona, rispondendo anche agli altri, perché so che ovviamente leggeranno la risposta pubblicamente, anche quando non faccio lo screenshot, ormai di screenshot rimessi come commenti mi capita rarissimamente. Però mi capita molto più spesso provare a rispondere a quel commento, perché so che lo leggeranno in tanti, quel commento e la mia risposta, e allora provo ad aggiungere qualcosa, ma a volte non ce la faccio. Cioè, a volte davvero sono preso dallo scoramento o dal decimo commento uguale, offensivo. Però il tentativo è di continuare a provarci, se no che si sta a fare? Certo. C'è Clown Crash che dice: Ciao Saverio, ti volevo far partecipe di un progetto che ho realizzato, si chiama Regala Ossigeno. Insomma, c'è un Andremo a hashtag, vedere. andremo a vederlo. Senti, poi tu salvi le dirette? Io salvo le dirette e poi le pubblico anche sul canale YouTube, quindi poi Okay. lo potrete Praticamente, vedere anche comunque, noi lì. abbiamo fatto una diretta unica perché sono solo io, no? Che sono uscito perché mi si è spento il Sì, cellulare. Ok, sì, bene, sei buono, ottimo. stato via un minutino, insomma. Sì, 2 o 3 minuti, non so, ci siamo. Oh, io Allora, sono se non ci sono stanco, altre domande, eh sì, anche affamato, mi sa. anche affamato, bravissimo. Non lo volevo dire perché no, mi sembrava di fare il penoso e il pietoso. Però sì, ho anche fame perché non ho mangiato. Allora, ti lascio andare a cena. Grazie Saverio, e Senti, grazie ritorniamo. davvero a te, di cuore ed affetto, grazie alla libreria 272, Grazie a te. Pagina che si 272. pagina, scusami, Pagina pagina 272. 272, che si trova in via, ricordami, Salaria sì, Salaria 272 a Roma. Eh 272, che è il numero civico, sì, sì. questo me lo ricordo, perché ve lo chiesi una volta, una Sì. delle due cui sono stato a presentare gli altri libri da voi, e Chissà stupidamente. quale simbolo esoterico era il 272, Come no? mai questo numero, eccetera, senza comprendere che io ero arrivato proprio al numero civico 272, cioè via Salaria, pagina 272. Me lo chiedono tutti, tranquillo.
Allora, vi ricordo di nuovo Saverio Tommasi, In fondo basta una parola, edito da Feltrinelli, e abbiamo ancora qualche copia autografata e con dedica, e che potete quindi comprare in libreria o farvela spedire tramite libri d'asporto. E vi ringrazio di averci seguito e ti lascio andare. Buona cena, buon tutto. Grazie a te, davvero di cuore. Ciao. Ciao!